Andiamo a Pescara per raccogliere quelle che sono le reazioni dei rappresentanti delle associazioni dei commercianti all'indomani del varo del Super Green Pass. Da un lato la possibilità di restare aperti, dall'altro anche il tema dei controlli. Ma di questo ci parla Antonella Micolitti in diretta. Buon pomeriggio Antonella. Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio ai telespettatori di Rete 8. Con Andrea Berardinelli siamo nel cuore di Pescara in Piazza Salotto per parlare del Super Green Pass. Ieri c'è stato appunto il via libera del Consiglio dei Ministri al Super Green Pass, che riguarda tra l'altro anche le attività commerciali, e per questo vicino a me ho due rappresentanti di organizzazioni commerciali, Marina Dolci di Confesercenti e Fabrizio Vianale Confartigianato, che vogliono commentare questo Super Green Pass che è entrato, che entrerà tra qualche giorno in vigore. E dobbiamo dire che aspettavamo anche Riccardo Padovano di Confcommercio, che però ha avuto un piccolo problema e comunque ci ha fatto sapere che lui, come Confcommercio, si dice favorevolissimo al Super Green Pass, perché già il Green Pass aveva permesso la riapertura delle attività commerciali. Carmine, se vuoi possiamo mandare una scheda per vedere cosa prevede però questo Super Green Pass. E poi magari ci ricolleghiamo per far parlare i nostri due ospiti. Linea alla regia. È arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che rafforza le misure anti-Covid. Il provvedimento è stato varato all'unanimità, dal Super Green Pass concesso solo a vaccinati o guariti dal Covid all'obbligo di vaccino per alcune categorie. Il Super Green Pass entrerà in vigore già dalla zona bianca, varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. L'accesso a spettacoli, eventi sportivi e stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche, cerimonie pubbliche, musei, cinema e teatri sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del Super Green Pass. Anche in zona arancione le ulteriori limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato. In zona bianca però sarà valido anche il pass ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti all'aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive. Non cambiano le norme sull'uso della mascherina. In zona bianca resterà non obbligatoria all'aperto, obbligatoria invece all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre necessario in tutte le zone però portarla con sé e indossarla in caso di potenziale assembramenti o affollamenti. La validità del Green Pass scenderà da 12 a 9 mesi. Inoltre il Green Pass base sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Questi sono alcuni dei punti che riguardano l'accesso alle varie attività. Poi ovviamente c'è il capitolo riguardante i vaccini. Ecco Antonella, queste in sintesi le novità, quali sono i commenti da parte dei tuoi ospiti? Sì, innanzitutto Carmine, voglio solo precisare per i telespettatori che il tampone negativo resta sufficiente per recarsi al lavoro e per viaggiare su treni ad alta velocità e aerei. Ma veniamo alle attività commerciali. Marina Dolci, Confesercenti, domanda secca, favorevole a questo Super Green Pass? Sì, siamo favorevoli, come Confesercenti sì, perché le nostre attività sono veramente allo stremo. Dobbiamo avere continuità nel lavoro, arrivare al Natale sereni e cercare di lavorare tutti. Già c'è, ci sono dei dati che vi sono stati forniti oppure, come dire, aspettate ancora delle direttive precise? Sicuramente aspettiamo ancora le linee guida, dobbiamo studiare ancora alcuni punti. Dobbiamo ad esempio capire il fatto di andare in albergo per lavoro, quindi occorre il tampone, se invece per turismo no. Oppure anche salendo in autobus o nelle metropolitane, chi farà questo controllo? Noi non immaginiamo il controllore dei biglietti che possa anche controllare il tampone, c'è cioè il test del tampone anche nei ritardi, nei trasporti, cioè veramente si crea caos. Invece di non avere l'assembramento, creiamo assembramento dopo. Però prima mi ha detto che questo servirà a non
provocare ulteriori chiusure dei locali. Sì, assolutamente, per quello siamo favorevoli. Noi non, le nostre attività devono rimanere aperte, ma tutto il comparto, la ristorazione, i negozi, le palestre. Ad esempio, ecco, ci sembrava strano questo punto, se si va in palestra comunque si ha il Green Pass o il tampone, invece se obbligatoriamente ci vuole il tampone se andrai negli spogliatoi, l'ingresso negli spogliatoi è da studiare questa cosa. Insomma, Carmine, ancora un po' di confusione, mentre di parere totalmente opposto è Fabrizio Vianale di Confartigianato. Favorevoli o no? No, noi non siamo favorevoli, soprattutto sulla parte che impatta sulle piccole e medie imprese, che sono state tra le più colpite durante la pandemia. Ci riferiamo in particolare ai bar, ai ristoranti, ma anche al settore turismo e agli albergatori. E queste attività duramente, ripeto, colpite, che hanno riaperto con le loro risorse, non sono stati aiutati. Ora, con i problemi, diciamo, degli aumenti dell'energia, la benzina e tutti questi che poi si trasmettono anche nel quotidiano, e devono affrontare anche delle problematiche che a nostro avviso non riguardano la salute e, diciamo, della popolazione, perché se io mi trovo titolare di un bar a non dover far entrare magari un amico che fa parte di quel decimo che ha scelto di non vaccinarsi ma è tamponato, Mi viene da pensare che tutto questo è veramente, insomma, particolare. E questo noi diciamo che ovviamente ci battiamo affinché non si parli più, perché dopo 2 anni non possiamo stare ancora a parlare di rischio di chiusura di attività. Le attività dopo 2 anni hanno dei protocolli. Noi forse ci siamo dimenticati che attualmente le attività stanno utilizzando ancora i protocolli delle riaperture, protocolli rigidi che hanno dei costi, distanziamenti, che quindi si riflettono anche con minori incassi, e quindi tutto che viene fatto per la tutela della sicurezza è già stato fatto. Grazie. Bene. Grazie Antonella. Grazie. Posizione chiarissima. Grazie. Grazie Carmine, se non hai domande da studio, grazie, ti restituisco la linea.